Gli amici a quattro zampe, con l'impegno del comune, possono rimanere a pescare ed evitare il trasferimento nella struttura La Rupe di Civitella Casanova, in attesa del nuovo canile che sarà realizzato a spoltore. Questa è in sintesi la versione dei 5 Stelle sulla vicenda del canile di Via Raiale. Sta diventando veramente stucchevole l'atteggiamento di questa amministrazione, che non sa più che cosa inventarsi per cercare di giustificare una scelta indifendibile, e costringendoci praticamente ormai ogni giorno, noi sì, documenti alla mano, a sbugiardarli e a smascherare appunto tutti gli alibi che di giorno in giorno si susseguono. L'ultimo fra questi, in ordine di tempo, sembrerebbe parlare di una presunta natura abusiva della struttura di Via Raiale che non le consentirebbe di essere messa a norma. Motivo per il quale la ASL avrebbe quindi emesso questa ordinanza di chiusura in maniera perentoria, non consentendo altre soluzioni alternative o altre possibilità di via. Una cosa che oggi siamo in grado di smentire, pubblicamente e ufficialmente con una comunicazione che la stessa ASL ha fatto pervenire al Comune di Pescara non più di 3 giorni fa, quindi il 6 novembre scorso, in cui il dirigente De Luca ribadisce quanto aveva già dichiarato durante la commissione di controllo e garanzia del 12 ottobre scorso, in cui appunto aveva chiaramente ribadito che se il comune volesse potrebbe impugnare l'ordinanza di chiusura, disporre i lavori che la ASL ha indicato e che il comune stesso ha quantificato in 15.000 euro e otterrebbe così l'autorizzazione sanitaria per la struttura di Via Raiale per 23 box sui 32 attualmente lì disponibili. Di diverso parere l'avvocato Croce, presidente della Commissione Statuto e Regolamenti al Comune di Pescara. Le uniche documentazioni che ci sono da parte della ASL parlano invece in maniera molto chiara e dicono che le mancanze sono enormi e non c'è nessun documento ufficiale che dice che con 15.000 euro di lavori si possano ottenere le autorizzazioni. Il canile lì non può stare, si è capito che da oltre 10 anni è un canile in qualche modo senza autorizzazione, che è nato lì ed è rimasto lì con mille problemi. Si legge nel documento dell'ASL del 6 novembre che lo scrivente non è in grado di esprimersi sulla congruità o meno delle ipotetiche cifre in euro fatte all'interno della commissione di garanzia da alcuni consiglieri comunali.